seguito appuntamento con la rassegna Talenti si nasce, campioni si diventa. Ringraziamo come sempre, oltre alla Polisportiva San Mauro che ha avuto quest'idea, che festeggia in questo modo, è uno dei modi in cui festeggia i suoi 50 anni, anche la Fondazione del Monte Bologna e Ravenna, e mi parte, e la Regione Emilia Romagna. Tra poco, dopo la sigla, ci troviamo qui con Saverio Lanzarini. Buonasera Saverio. A tra poco. Buonasera di nuovo dalla palestra della Polisportiva San Mauro, che io sto cominciando a conoscere da un po' di tempo, ma l'ospite che è qui con me conosce molto meglio. È un ritorno a casa per Saverio Lanzarini e tra poco andremo a spiegare perché. E soprattutto oggi è una serata particolare, abbiamo detto che il senso è di nascere con un talento, provare a coltivarlo e diventare comunque campioni, se si riesce, campioni nella disciplina sportiva che si è scelta, ma comunque campioni nella vita. Per riuscirci bisogna poi anche seguire, insomma, una serie di regole che la vita, a cui la vita ti mette di fronte. E allora questa sera abbiamo voluto vedere com'è lo sport, sono le discipline sportive viste da chi le regole le deve fare e rispettare. Saverio Lanzarini, arbitro internazionale FIBA, dal 2008 arbitra in Serie A il campionato di basket, 420 a me risulta così, a lui non risulta proprio, no, perché non tieni conto. Guarda la prossima. 420 gare nel campionato italiano, 10 stagioni nei playoff, 12 finali in scudetto arbitrato, poi il mondiale, 2 campionati europei, 3 stagioni in Eurolega, il mondiale quello in Cina nel 2019, insomma un curriculum di grande prestigio, uno dei più importanti arbitri di pallacanestro in Italia. Saverio Lanzarini però ha anche una storia che lo riporta qui, e partiamo proprio da questa storia. Abbiamo detto, sono 50 anni della Polisportiva San Mauro e sono anche 30 anni di carriera per Saverio Lanzarini, che non è cominciato prestissimo, avevi 17 anni quando hai cominciato a passare dalla parte di chi dirige. Ufficialmente avevo 17 anni quando ho fatto il corso, poi in realtà avendo cominciato a giocare a minibasket qui, come penso anche qualche parte di voi, e avendo continuato sostanzialmente a partecipare con la vita della Polisportiva, di solito mi sedevo in quelle scalette che vedete di fianco qui alla palestra e aspettavo per le partitelle se arrivava l'arbitro o meno, e se non arrivavo gli allenatori mi chiedevano fai tu l'arbitro, e questo ho cominciato a farlo prima, cioè, anni, avevo avuto 13, quindi ci stavi a posto, sinceramente ero un arbitro un po' miro, però effettivamente così ci stavi a posto, sul posto, non vedevo l'ora di arrivare e poter fischiare la partita che veniva, dove tipicamente una su due l'arbitro non arrivava, quindi mi facevo prendere. Ecco, come ha detto Saverio e come ho detto anche io all'inizio, lui conosce bene questa palestra, perché questa palestra ha iniziato a fare sport, quindi facciamo un passo indietro che poi prelude a un grande passo avanti nella sua carriera sportiva. In questa palestra tu hai iniziato, come hai detto poco fa, giocando a basket, cioè facevi il giocatore. Sì, mini basket per 6 anni, nei miei primi allenamenti facevo 6 anni, poi ho continuato in questa palestra, questa giovanile di San Mauro, fino più o meno a 20 anni, ho cominciato poi a 17 ad arbitrare. Vent'anni mi sono reso conto che non sarei diventato il fenomeno della pallacanestro italiana, e quindi ho detto ma sono vado abbastanza bene ad arbitrare, mi dicono che sono abbastanza bravo, proseguo. E poi anno dopo anno mi sono trovato qua. Sono passati 30 anni effettivamente da quando ho cominciato ufficialmente, quindi non sono pochi. Ecco, lui lo ricordo
dentro questa palestra, lo ricordo a loro e lo ricordo, no, volevo dire che qui in platea c'è anche, ci sono anche persone che ti hanno allenato. Massimo Bertacchi, poi ce ne sono tanti altri allenatori che hanno calcato, non solo questi perché, ma tanti altri. Massimo è stato uno dei primi. Massimo mi ha detto qualche giorno fa che quando tu hai cominciato ad arbitrare anche così il basket, si vedeva che eri portato per fare quello. Sì, sarebbe curioso chiedere da che cosa si capiva, però sì, è di solito un mix di diverse cose, anche un po' caratteriale, passione sicuramente per lo sport, diciamo che forse sì, forse c'erano alcune caratteristiche che poi effettivamente se sono qua forse non è anche parte da quello. Ecco, volevo dire, ecco, ho ricordato la platea perché noi siamo qui con una bella platea di ragazzi anche che stanno seguendo i corsi della federazione, insomma sono maggiormente interessati anche perché in qualche modo hanno infilato quella strada, poi bisognerà vedere chi la seguirà fino in fondo come ha fatto Saverio e chi no. Però voglio ricordare che non siamo solo noi, come dicevo Vasco, ma ci sono anche quelli che ci stanno seguendo da casa sul gruppo Facebook della Polisportiva San Marco e su quello di Qui Bologna TV, e ringrazio una volta di più l'amico Stefano Zanellini che è qui in regia qui accanto a noi. Allora, insomma, la domanda che mi viene è: tu hai giocato tanti anni, ti sei mai arrabbiato con l'arbitro? Gli ultimi anni della mia pallacanestro giocata era un disastro. Tipicamente era scattata la molla e dicevo: ma quello lì non è capace, allora adesso lo faccio io. Quindi un po' mi arrabbiavo. E poi è stato anche uno dei motivi per cui dopo ho capito anche altre cose, quando un giocatore si arrabbia o quando ha delle reazioni emotive, un allenatore, un giocatore, quindi sicuramente ecco, aver passato questa fase di giocatore arbitro mi ha aiutato anche a capire. Proprio questo ti volevo chiedere, cioè, il fatto che ti arrabbi con gli arbitri quando un giocatore magari va un po' fuori dalle righe. Ci ripensi che succedeva anche a te? Sì, sì. Hai pochi secondi, pochi altri che puoi pensare. Sì, ci ripenso e finché capisco che è una reazione emotiva ci può stare, normale, anche perché noi sbagliamo, non possiamo avere la pretesa di prendere sempre le decisioni giuste, quindi a maggior ragione sono le situazioni che non sono magari dubbie e delle reazioni emotive sono assolutamente normali e tollerabili, anche se magari metto in gioco per il pubblico, scalda un po' l'ambiente, però ci sta. Qui invece ci sono da bravi professionisti, allenatori, giocatori che cercano di andare sempre sul filo delle regole per poter portare a casa qualche cosa per vantaggio. In quel caso diciamo che bisogna prendere un attimo di distanze e fargli capire insomma che sappiamo quello che stanno facendo, quindi non farci, prima di tutto farci capire che non ci facciamo condizionare a questo tipo di. Ma succede molto spesso uno che comunque sono 14 anni che frequenta e ad alti livelli di campionato italiano, cioè succede ancora che qualcuno provi a farti cadere dalla trappola. Devo dire sempre meno, o devo dire che magari c'è un abbozzo e poi vabbè, non ho capito, lasciamo stare. E poi si passa magari con una battuta o in altri modi. I primi anni in cui uno esce in un nuovo ambiente, come esempio della Serie A, sicuramente bisogna guadagnarsi anche un certo tipo di credibilità. Quindi è anche più facile che magari gli allenatori vadano a così a tastare il terreno dove c'è qualcuno di più nuovo rispetto a qualcuno di più esperto, però ripeto, fa parte del gioco. Anch'io se facessi l'allenatore professionista vorrei vincere una partita e quindi insomma proverei in tutti i modi a cercare di vincere una partita. Poi è chiaro che non bisogna mai andare oltre certi limiti. Allora, ti ricordi
esattamente, cioè esattamente, più o meno esattamente, in che momento hai deciso di vedere la pallacanestro da un'angolazione diversa? Cioè, l'hai detto, insomma, sei arrivato fino a 20 anni, così, ma cioè, c'è stato un momento in cui hai detto ok, quella è la mia strada. Ma non c'è stato un momento conscio. C'era un corso arbitro e ho detto ma provo, poi mi è piaciuto, poi ho continuato e poi mi dicevano che ero abbastanza bravo, mi facevano fare partite sempre più divertenti, poi si prendevano due soldini, poi si continuava, a livello nazionale si comincia a giocare per l'Italia con 20 anni, che chiaramente è comunque un'opportunità, si conosce comunque tanta gente perché al di là della partita ci sono poi anche tanti altri momenti aggregativi come destini, clinic, tornei ad andare ad arbitrare, per cui è sicuramente un ambiente che ti tiene al proprio interno e comunque ti stimola ad andare avanti. Poi è chiaro che se hai anche riconoscimenti ti viene anche più facile comunque proseguire, però non c'è stato proprio un momento in cui ho detto io farò l'arbitro. Però qui hai cominciato anche a parte le volte che appunto ti sedevi nella scaletta e sperare che non arrivasse rapido, però le prime partite di minibasket, quindi tra virgolette ufficiali, sono quelle per cui ti designavano, gran parte le hai fatte proprio in questa palestra, quindi sia come giocatore che come arbitro hai iniziato così. Sì, prime diciamo di sì, poi un po' cominciano a girare, anche perché quando comincio ad avere già 17-18 anni già cominci a fare magari anche partite senior, magari partite di promozione o di prima divisione, che sono sempre esperienze di vita oltre che esperienze di pallacanestro, perché chiaramente insomma lì è proprio lo spirito amatoriale della pallacanestro, che quindi ha un aspetto molto diverso magari da una partita di Serie A. E poi comunque da 18 anni ti devi cominciare a relazionare con persone di 30, 40, 50 anni e chiaramente insomma è una sfida anche in termini di relazione, perché sei tu che devi decidere qualche cosa per una persona che ha 30 anni più di te, tanto più esperienza, e non è una cosa che diventa anche formativa per il resto della vita, che sicuramente poi aiuta nel mondo del lavoro, tanti altri contesti. Devo dire che adesso lavorando in azienda, uno di quelli che in azienda un po' vengono definiti come soft skills, no? Sapersi relazionare con le persone, saper gestire conflitti, sono tutti i lati del carattere dell'esperienza che anche in altri contesti, che non sono necessariamente la pallacanestro arbitrata, ma sono molto richiesti. Quindi più che mai in questo caso vado dietro al filo logico che abbiamo voluto seguire per questa rassegna. Più che mai in questo caso è un tipo di attività che poi nella vita ti servirà tantissimo. Sì, è un tipo, è un'attività che sicuramente forma a gestire determinate situazioni, per senso di responsabilità, saper prendere delle decisioni, saper non scendere compromessi con alcuni principi, alcune regole, ripeto, sapersi relazionare, comprendere le emozioni degli altri, positive, negative, sapersi controllare, ci sono tanti aspetti che comunque naturalmente poi vengono portati anche al di fuori del campo e al di fuori dell'esperienza dell'arbitraggio per sé. Allora, c'è un bellissimo film di un amico che si chiama Paolo Lua, il regista, sullo scudetto del Bologna del 1964, si chiama Il cielo di Colvolto. C'è una battuta folgorante in quel film di Nicola Ghizzoli, che è stato contato, fa una parte, fa l'avventura in un'osteria, tra l'altro è stata girata dentro la splendida Osteria del Sole di Nicola Scolaone, e c'era Aldo Pizzi che faceva l'Oscar, tra l'altro secondo me era un'interpretazione da Oscar, poi lui è così, lo fai recitare e lui sembra che l'abbia fatto da sempre. Allora c'è Nicola Rizzoni che dice, a un certo punto sente la radiolina, perché ovviamente non c'era la TV, sono tutti lì che ascoltano la radiolina, e
Nicolò Caruso dice qualcosa su una decisione che ha preso l'arbitro, e allora Nicola Cazzoni guarda gli altri e dice: che cosa, chissà cosa ci trova la gente poi a fare l'arbitro, che detta da lui dentro quella cosa è meravigliosa. Ecco, te lo sei mai chiesto questa cosa? Capisco bene anche i punti interrogativi che si pongono diverse persone a vedere chi farà l'arbitro, non solo lui, ma anche con i giocatori NBA, ma per fare l'arbitro uno non deve essere mica tanto normale. In realtà uno potrebbe dire anche uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve fare, quindi cioè, ci sono diverse chiavi di lettura. Ti proporrò a Mura per il prossimo film sul basket, potresti fare questa battuta qua. Ecco, resto su Nicola, visto che l'ho sentito poco tempo fa, e io gli ho chiesto una cosa che voglio chiedere adesso anche a Sabrina. Io gli ho chiesto: cosa ti ricordi della prima partita che hai arbitrato? E lui mi ha detto: uno schifo totale, e partita uscita malissimo nel suo caso al campo Bievato di Conticella, e la cosa che mi ha detto è: io sono andato lì e credevo di sapere tutto delle regole del calcio, e mentre ero lì in campo ho scoperto che non sapevo niente. Cosa ricordi della tua prima partita arbitrale? La sintesi è un commento di una persona che non era presente alla partita, ma a cui avevano riferito della partita. Era la palestra San Benedi qui a Casalecchio, e disse: ma mi hanno detto che ad arbitrare a San Benedi l'altro giorno c'era un capostazione. Perché praticamente io la mia prima partita, per paura di perdermi un fallo, di perdermi qualsiasi violazione in campo, ogni minimo contatto che c'era tra i giocatori di schiavo, avrò fischiato 120 falli in partita durata 2 ore e mezzo, per la disperazione. Ma era finito 3-2? Sì, era disperato, non sapevo più con chi chiamare effettivamente per farla finire. Quindi insomma anche tu un ricordo abbastanza. Sì. Cioè gli inizi sono così, poi alla fine, perché devi mettere in pratica tutta quella teoria che hai, dopo un'altra roba. Cioè d'altronde non è una disciplina che si può allenare più di tanto. Alla fine uno può avere, così, imparare fondamentali, regole, segnalazioni, poi però quando comincia la partita deve andare lì e deve provarsi a fare tutte le cose insieme con le squadre che giocano, che mettono pressione su di te, che si mettono pressione tra di loro e che vogliono vincere. Diciamo, ricreare quell'ambiente in una situazione di allenamento è molto semplice, è normale che le prime partite, un po' per tutti, siano una sorta di shock, così, cosa della quale bisogna un po' abituarsi. Resto in questo parallelo, perché come Nicola, anche tu di fatto, però poi, lo dicono i numeri, lo dicono le cose che hai fatto, hai bruciato tappe, insomma, sei cominciando anche, come abbiamo detto, un po' tardi rispetto a una normalità, insomma, però sì, questo è un segno importante. Sì, devo dire, è andata un po' a ondate, all'inizio molto veloce, poi ho avuto una pausa in categoria Serie B per i 5 anni, è stato effettivamente abbastanza lungo, tra l'altro alla fine al quinto anno era un anno dell'università. Probabilmente se non mi avessero promosso avrei fatto anche una sera smettere. Poi in realtà è andata bene, ho fatto una buona stagione, poi sono andato avanti, da lì poi altrettanto veloce come nella prima parte, per cui è stato veloce all'inizio, uno stop, poi veloce di nuovo successivamente. Però ripeto, è un viaggio comune, adesso devo essere vedere 30 anni fa per ricordare delle tappe che ho bruciato. Allora mi avvicino un po', vado indietro di 14 anni, ecco, ti ho chiesto prima che cosa ricordare la storia della partita del capostazione, per esempio, e invece del tuo debutto in Serie A, che ricordi hai? Ah, debutto in Serie A a Roma, Roma-Caserta, con Caserta che ho promossa, a cui nella finale gara 4 per la salire in Serie A avevo espulso il giocatore chiave e se lo ricordavano, e quindi
non è stata propriamente l'esordio migliore o più semplice da dover arbitrare, però era un Palermo, c'erano, non era pienissimo, ma c'erano 8-9.000 persone, quindi è sicuramente, è sempre comunque un'emozione la prima volta che si fa una partita in una categoria diversa, in un contesto diverso, e quindi sicuramente sei molto emozionato, però anche molto, molto bello, con un po' di problemi durante la partita, ma quello fa parte del gioco. Ecco, una cosa che volevo chiederti dopo, ma ne approfitto, hai detto, no, che hai ricordato che spesso il pubblico ha memoria, infatti, si ricorda le cose, e tu hai attraversato appunto 14 anni di massimo campionato di basket, le cose sono un po' cambiate probabilmente, se, come dappertutto, cioè un po' la società sta cambiando e non sempre, secondo me, ma questa è la mia riflessione, non sempre è in meglio. Allora ti chiedo, ecco, com'è questo rapporto che si viene a instaurare col tifoso, con il pubblico, com'è, quanto incide sul tuo lavoro, sulla tua parte di partita, che è quella di dirigere, e se è cambiato tutto questo tempo? Ma il rapporto con il pubblico e con i tifosi direi che più o meno è rimasto sempre lo stesso. È chiaro che noi non possiamo entrare in nessun modo in contatto con il pubblico, o quantomeno dobbiamo fare in modo molto selezionato, perché non sappiamo mai con chi ci troviamo a che fare. Poi normalmente in un contesto professionistico il pubblico tende ad essere abbastanza corretto, anche se insomma, in funzione del campo, della piazza in cui sei, dagli insulti, minacce, di ritorno da una partita in Romania in cui ci hanno tirato addosso di tutto, c'erano 11.000 persone, quindi diciamo un po' che il pubblico è gestito con cautela, con estrema cautela, ecco, si può, bisogna stare concentrati in campo, pensare di fare il proprio meglio e via. Poi una cosa, come sempre succede, persone quando escono da quel contesto, nei incontri fuori, dopo che magari ti hanno riempito di insulti, di accidenti, diciamo così per la più buona, di accidenti durante la partita, incontri per strada, ci fai due battute, magari lo dico che ci vai a prendere qualcosa, un caffè, le fai sempre volentieri, e questo normalmente capita, direi, in Italia quasi dappertutto. Poi ci sono quelli che invece hanno un rapporto diverso, non interessa, sì, diciamo che di solito dopo si riapre un po' la vena, insomma, sì, diciamo. E devo dire a parte qualche esempio che degli ultimi anni, insomma, dell'ultimo periodo, lungo periodo, bisogna anche dire che il basket, per esempio rispetto al calcio, ha anche un pubblico più che dilaga di meno, secondo sì, me. Sì, sì. No, è così, diciamo che la metà del calcio è la pallavolo, probabilmente, no? La pallavolo è il pubblico estero. Posato. Nel calcio chiaramente parliamo di altri livelli, nella pallacanestro è di mezzo, perché comunque penso che sia molto dal fatto che siamo sport di contatto, e quando ci sono sport di contatto normalmente chi partecipa all'evento è anche più carico emotivamente, è come se fosse in contatto lui, sì, un po' è un po' il tifoso scientifico, il giocatore o di tennis, non capitano, sono qualche tafferuglio sugli spalti o che insultino molto l'arbitro, giocatore. Anche perché se tu fai un insulto nella partita di tennis lo sentono tutti, perché c'è un servizio, non vale, quindi ti guardano tutti male, anche gli stessi, no, tifosi, anche gli stessi pubblici. Non ci sono sport che per regola devono picchiarsi, allora in quel caso viverebbe, allora in quel caso si passa probabilmente dall'altra parte. Quindi quando si è un po' in quella zona grigia, ogni contatto un po' così di subito un sottruso probabilmente, quindi a volte si può anche dire, però magari questa è solo un'interpretazione, non so. Dunque, abbiamo detto nel 2008 Salvatore Mazzarini debutta nel campionato, 3 anni più tardi.
diventa un arbitro internazionale. Quindi c'è anche questo passaggio che mi interessava un attimo così approfondire, come cambia la vita anche logisticamente, ci sono trasferte, e secondo me come per i giocatori, come per i dirigenti, come per chi segue una società, credo anche per un arbitro, arbitrare un tempo fine sia un arricchimento anche a livello di cultura sportiva. Ma direi che quello forse è stato il salto che ho percepito dal punto di vista dell'impegno e della differenza veramente come più grande, perché ci sono una serie di cose da poter gestire. E intanto si incontrano tipicamente due squadre di nazioni diverse, culture diverse, lingue diverse, si parla chiaramente inglese più o meno bene, e poi ti trovi ad arbitrare con colleghi di nazioni diverse. Quindi, non so, puoi andare a fare un mondiale del 19 a Dubai, dove arbitri Filippine contro Grecia, e sei ad arbitrare con un venezuelano o di Taipei. E quindi mettere insieme tutte queste cose e arrivare poi al risultato di una partita portata a termine è impegnativo dal punto di vista del relazionarsi sia con quelli con cui devi arbitrare, con le squadre in campo. Quindi è impegnativo. Poi la componente di arci è anche questa, bella da un lato, però bisogna conoscere bene tutti gli aeroporti d'Europa, sapere gli orari dei voli, in particolar modo se lavori. Soprattutto il lavoro. Lui adesso è in basketball Champions League, io la mia esperienza di basketball Champions League è stata con la Virtus quando ero responsabile della comunicazione della Virtus, che siamo arrivati a casa col trofeo, per cui è stato anche molto importante perché il campionato era andato come era andato. Beh, io vi posso assicurare che in quei giorni io vedevo l'albergo, perché poi c'erano dei troupe televisive, c'era la Rai, c'era Eurosport, insomma, vedevo l'albergo, gestivamo le interviste e poi vedevo un po' il campo d'allenamento, che era poi il palazzo meraviglioso di Anversa, e mi ricordo questo particolare, a ogni piano dell'albergo, davanti agli ascensori, c'erano dei murali, cioè c'erano delle fotografie a tutto muro di Anversa. Allora le ho fatte un paio, così le ho mandate a casa, e da casa mi hanno risposto: ah, però ti stai divertendo? Io non l'ho visto in quei posti, li ho visti solo davanti agli ascensori dell'albergo, vuol dire c'è molto da fare. Ecco, una cosa che mi sono sempre domandato, cioè quando c'è un evento memorabile, magari proprio a livello internazionale, ecco, un direttore di gara designato, secondo me, deve trovare un equilibrio ancora maggiore dei giocatori, cioè i giocatori vanno lì e devono vincere la loro partita, cioè una squadra vince e una no. Il direttore di gara che è stato designato per quell'evento, la sua partita l'ha già vinta, nel senso che è stato designato per quell'evento, sta arbitrando quell'evento lì, quindi lui ha già vinto, però è una cosa che deve ancora succedere, quindi è una strana situazione. Sì, diciamo che sicuramente se uno ha una designazione magari per una finale, per una partita importante, è sicuramente un riconoscimento. Direi un riconoscimento, cioè un riconoscimento del proprio valore, che però può essere smentito in 10 minuti nel momento in cui vai in campo e non farlo vedere. Quindi è importante, cioè sicuramente un bel riconoscimento, essere designati, la soddisfazione maggiore sia quando a fine partita, nella propria coscienza, noi sappiamo se abbiamo fatto bene o no, ci sentiamo di aver fatto bene. Abbiamo concluso un'esperienza e possiamo voltare pagina alla prossima. Allora, il basket è uno sport che cambia molto più velocemente di altri sport, cioè già di per sé si basa sulla velocità di esecuzione. Quindi, ecco, oltre a essere già quello che è, tu dal 2008 ad alto livello ad oggi hai visto, secondo me, cambiamenti in te, un ulteriore cambiamento. Sì,
Ogni 4 anni ci sono adeguamenti al regolamento, corrispondenti ai quadrenni olimpici. È lo sport con più regole al mondo dopo il golf, ha 5 volte le regole del calcio. E peraltro tu conosci molto bene il golf. Sì, anche quello, adesso non ho più tempo per praticarlo, lo faccio proprio, quello è un'esperienza interessante. Però ecco, ha un livello di complessità e necessità di un livello di preparazione, di conoscenza del regolamento, anche di interpretazione del regolamento, perché oltre alle regole ci sono anche interpretazioni che cambiano molto rapidamente, è fondamentale. Molto spesso ci troviamo in campo dove anche gli stessi allenatori sanno gli ultimi aggiornamenti del regolamento o l'interpretazione di alcune regole, perché veramente è un tema vasto e molto complesso. Bisogna aggiornarsi normalmente anche in funzione anche dei cambiamenti del regolamento, cambia gioco anche. Non so, quando si è passato dalla linea dei 6,25 ai 6,75 più da 3 punti, stravolge il concetto della pallacanestro, dai 2 ai 3 punti. Cioè, queste diciamo sono state introduzioni chiaramente che magari risalgono a un po' di tempo fa, ma ci sono sempre comunque tante modifiche più o meno importanti che cambiano l'opzione di gioco per i giocatori e gli allenatori, quindi anche cambiano come noi dobbiamo essere in campo, arbitrare, gestire. È cambiato tantissimo anche dal punto di vista dell'esposizione mediatica, e quello è stato uno degli altri fattori che anche per noi ha avuto un impatto molto importante, e ha portato anche magari a utilizzo di strumenti tecnologici come una macchinetta che si chiama Precision Time. Tutte le volte che fischiamo, istantaneamente il cronometro viene fermato, cioè non c'è un operatore che deve fermare il cronometro quando sente il nostro fischio, c'è un altro, di Instant Play. Infatti volevo proprio chiederti questo: la tecnologia è un altro punto importante dove il basket li fa, secondo me, prima, nel senso che ha aperto la strada. È uno sport in cui l'utilizzo della tecnologia è stato fondamentale ed è anche ben visto. Cioè, vediamo le polemiche che spesso nascono nel mondo del calcio sull'utilizzo della VAR, insomma, invece il basket è un supporto fondamentale ed è stato accettato subito come tale. Nel basket è impensabile non utilizzarlo, quantomeno si può utilizzare, però sono dei rischi su cui certe volte si può decidere l'esito di una partita per delle cose che non sono neanche riconoscibili dall'occhio umano. Basta pensare al tiro all'ultimo decimo di secondo per stabilire se la palla ha lasciato le mani del giocatore o no, e tiro nel canestro decisivo per vincere o perdere vale o meno. Con un video frame by frame, con una risoluzione di meno di un decimo di secondo, si riesce a vedere molto meglio che con l'occhio umano, che insomma, sulle situazioni al limite, veramente su chiunque ad avere una percentuale del 100% per indovinare se il canestro era buono o meno. Ma questo è un caso, poi ci sono tante altre situazioni di gioco, chi ha toccato per l'ultimo una palla negli ultimi 2 minuti, magari chi può decidere da può segnare la messa decisiva una squadra piuttosto che un'altra, quando ci sono 2 mani che si incrociano e 2 dita toccano la palla prende una rotazione diversa, vederla a occhio nudo non è una cosa banale. Spesso anche al video non si riesce a capire effettivamente chi l'ha toccata per ultimo. Quindi cioè, sicuramente sulle situazioni decisive ha aiutato tanto a prendere decisioni corrette da un lato, anche a far calare le aspetti emotivi, le reazioni, per cui se c'è una situazione dubbia esplode sempre quello che ha la decisione a sfavore, e quindi ha un po' anche calmato le reazioni emotive. A Livorno ancora si ricordano che non c'era vista per play, ancora ne parlano di una situazione dubbia. Senti, hai detto ogni 8 anni ci sono dei cambiamenti nel regolamento. Bene, ne è arrivato uno che ha permesso una cosa, mi sembra più che normale, però per anni sembrava una cosa impossibile
da farsi, cioè un arbitro bolognese che ha arbitrato il derby di Bologna, cioè Severino Lanzarini ha arbitrato il derby di andata. Ecco, com'è stato? Perché è un primo derby, quindi sei entrato anche tu nel clima del derby per la prima volta. Sì, abbiamo avuto solo una finestra di 3 anni in cui gli arbitri della stessa città potevano entrare squadre della stessa provincia. E poi era stata tolta di nuovo questa possibilità, è stata inserita quest'anno. Io devo dire, al di là del pre-partita, in cui ha un po' un aspetto emotivo, ma legato più che altro all'ambiente, e quasi, no, pensi a quanto tempo è passato quando veniva a vedere queste partite da bambino. Forse questo era l'aspetto emotivo più importante. Poi alla fine, quando si è in campo, si ha a che fare con dei professionisti. Noi non siamo professionisti, ma è come se lo fossimo. Per cui alla fine, gioco forza, tu arbitri quello che vedi con i giocatori, gli allenatori, indipendentemente dal fatto che siano una squadra della tua città o meno. Questo è proprio assolutamente indipendente, tanto più che in tante altre nazioni questo è già stato sdoganato da tempo, e con piacere, insomma, quest'anno ho visto effettivamente che anche qua in Italia ci siamo lì adeguati. C'è stato un caso recentemente anche nel calcio, qui un arbitro nato a Milano ha ricevuto i complimenti dall'allenatore della squadra di Roma per come aveva arbitrato la partita Inter-Roma, nominato Milano, poi della sezione di Serenio, mi ricordo che Roma fa poco fuori dalla provincia, come se io, non so, abitassi a Castelfranco Emilia e potessi arbitrare la partita della Virtus Meno o della Fortitudo abitando a Massimo Barra, o meno, quindi non fa nessuna differenza. Quando andiamo ad arbitrare la squadra B, anche con quei giocatori, voglio dire, quante volte questi giocatori che prima vestivano una maglia, poi vestivano un'altra, sono professionisti, e non è che si portavano dietro nessun tipo di bagaglio emotivo, andavano, facevano il proprio lavoro e portavano a casa quello che dovevano portare. E prima, torno un attimo indietro, perché prima ti ho chiesto un po' l'aspetto culturale sportivo dell'arbitrare fuori dall'Italia. Mi piacerebbe anche un attimo, anche se insomma, è un discorso lungo, però insomma, inquadrare un attimo cosa cambia tra arbitrare il campionato italiano e poi invece trovarsi proprio a livello tecnico. Sono due cose diverse, un Eurolega per esempio. E allora cambia intanto la comprensione dell'ambiente in cui ci si trova. È fondamentale, perché qui meno male giochiamo 16-18 campi a seconda delle date, se siamo in campionato a 16-18, là i campi possono essere tanti, le situazioni, le squadre possono essere molte di più, quindi si conoscono molto meno, c'è meno frequenza con le stesse squadre, le stesse società, le stesse persone. Poi magari si ritrova, perché magari si vanno ad arbitrare le partite di squadra nazionale con giocatori che hanno giocato in Italia o si sono trovati in altri campionati, ma è veramente l'aspetto di comprensione di dove ci si trova, e quindi in funzione di come ci si trova sapersi relazionare con le persone con le quali si deve fare, prima, durante e dopo la partita, perché comunque è chiaro che è il nostro ruolo che è sottoposto a tante attenzioni, prima, durante e dopo la partita, ed è sottoposto, ecco, quello che meno male è un po' armonizzato questi aspetti delle diversità tra i vari posti, è comunque l'aspetto mediatico, perché adesso non è come una volta che magari quando uno andava ad arbitrare in certi campi e non c'era copertura televisiva, 30 anni fa c'era sempre una squadra di casa. Adesso il fattore casa è naturalmente molto sceso, ma anche perché noi siamo valutati anche a video per quello che facciamo, e quindi noi se sbagliamo fischio lo sbagliamo per la squadra A o per la squadra B, e la valutazione della nostra performance dipende effettivamente da quello che sbagliamo o non sbagliamo, dal fatto che concediamo qualche favore alla squadra di casa o alla squadra di fuori,
o come siamo, questi ormai sono tutti aspetti che forse non viene preparato. Senti greci, sì, un uomo, non si fuma neanche più, una volta c'è proprio c'è una cappa. Cioè 30 anni fa era un'impresa dalla Venezia ad Atene o a Salonicco, adesso è vissuta con estrema normalità, perché c'è un contesto che ti obbliga, per quello che riguarda noi, ad avere un certo comportamento e l'obbligo di parzialità, ma in qualche modo mitiga anche tutti quei fenomeni di pressione nell'ambiente che 30 anni fa probabilmente sicuramente erano molto più forti. Allora, io volevo anche ricordare alle persone che sono qui in platea, sto per iniziare la finale con Saverio Mazzarini, quindi vi farò ancora qualche domanda, però se qualcuno di voi, visto che voi avete anche fatto un corso, no, per diventare giovane, mette quello che è Saverio, così se qualcuno ha delle domande basta che me lo segnalate che io vi faccio venire qui e potete venire a farle direttamente qua. Tanti ora davanti, però in qualunque momento interrompetemi. La domanda è: come ti poni nei confronti dei giocatori? Sei un arbitro del dialogo, come si è autodefinito? Mi viene sempre in mente Nicola, che l'ho sentito 10 giorni fa, dice: mi chiamano l'arbitro del dialogo. Tu come? A me sicuramente non mi chiamano l'arbitro del dialogo, anche se magari puoi diventarlo solo, però ecco, per me va benissimo il dialogo, anzi, perché c'è un elemento che mi fa prendere le distanze. Nel momento in cui vedo che ho qualcuno che si rivolge a me in modo magari non emotivo, ma non per rivolgersi a me in modo emotivo, ma per tirarsi dietro qualcun altro, tirarsi dietro il pubblico, tirarsi dietro gli altri giocatori, tirarsi dietro l'allenatore, cercare in qualche modo di condizionare l'ambiente, quindi di esercitare un'ulteriore pressione su quello che stiamo facendo. E lì tendenzialmente prendo un po' di distanza, o prendo dei provvedimenti, però ripeto, nel momento in cui io o chiunque venga da me in modo sereno o senza gesti o cose che siano visibili all'esterno, anche le peggio cose, io sono disposto ad ascoltare, magari sto a pensare, faccio una battuta. Ecco, quelle donne senza cui non potresti, secondo te, fare questo mestiere? Non so, l'autocontrollo, la pazienza, il carisma, cioè, cos'è quello di cui proprio non puoi fare a me? Beh, sì, l'autocontrollo è sicuramente una cosa che se uno non ha, non può fare l'arbitro. Cioè, anche l'obiettività è abbastanza ovvio dirlo, però se uno non cerca di mettersi sempre dal punto di vista del neutrale, dell'obiettivo, di quello che è il contesto internazionale, adesso cominciamo a dire 50-50, e non può fare questo mestiere, tra virgolette. Sicuramente ce ne sono tante altre donne che sicuramente aiutano. Però autocontrollo, capacità di relazione, obiettività sono le tre cose direi principali per fare questo tipo di attività, oltre chiaramente preparazione sul regolamento, preparazione fisica, ma queste sono cose che meno male si possono studiare, le altre si hanno ma si acquisiscono anche con l'esperienza. Non è necessariamente che uno debba avere da subito, diciamo che aiuta molto, però si può migliorare su queste con l'esperienza. Io, ecco, a proposito di mestiere, mi vedo un parallelo col mio, nel senso che mi sono reso conto quando ho iniziato a fare seriamente questo mestiere, ero stato da ragazzo tifoso e sono diventato sempre meno tifoso, cioè ho dovuto imparare a diventare sempre meno tifoso per essere, come dicevi tu, più obiettivo. Ecco, questo è successo. È così, è così. Anche perché poi
veramente trovi persone. Io tendenzialmente più che di una squadra mi posso rimanere affascinato, colpito da un giocatore, da una persona, da un allenatore, da un dirigente, con il quale poi normalmente ho dei rapporti, posso avere anche dei rapporti personali, poi però io sai che quando viene in campo non è uno dei tanti, no? Però questo è proprio così, cioè si, progressivamente si vengono viene un po' da sé il fatto di perdere l'aspetto emotivo e pensare più all'aspetto professionale, emotivo. Ci sono stati mai, uno me l'hai detto prima, quando ti eri un attimo inchiodato su una categoria, ma momenti di sconforto in questi 30 anni nel fare questo mestiere? Sì, questo è uno. Sì, momenti di sconforto, ce ne sono stati diversi. Tipicamente alla fine di qualche partita che non è andata bene, devo passare un paio di giorni prima che riesca a recuperare, ad assorbire, a memorizzare e pensare effettivamente alla prossima partita. Poi magari sono stagioni che non sono andate propriamente come volevo, a maggior ragione tirando una riga, uno ha, come poi un po' in tutte le cose della vita, uno ha momenti in cui fa tirare una riga e dice come è andata quest'anno, come è andata questa partita, bene, male, quando è male, insomma uno ha un po' di down, e poi deve cercare comunque di tirare fuori un po' di energie per portare pagina e andare avanti. Questo accade ovviamente come accadono ad oggi. C'è un momento che così definiresti il più bello di tutta questa carriera? Urca. È che io sulle cose del passato veramente ho difficoltà a ricordare. Questo è un po' serio. Sì, no. Perché vuol dire che poi è tanto del tutto serio. Sono pessimo con le date del passato, non so quante partite ho entrato, non mi ricordo. Mi dicono, ma ti ricordi quando abbiamo entrato insieme? Ma no, onestamente no, però su quelle che vengono invece sono tendenzialmente sempre molto. Comunque le 420 gare sono ufficializzate sul sito della propria fine. Se non sono indietro con gli aggiornamenti dovrebbero essere. Sì, no, penso che arriva un numero a posteriori, penso che credo che la mia 400esima, non mi ricordo, 300esima partita sia stata la finale di Coppa Italia. Normalmente no, la finale di Coppa Italia è già un evento importante, un po' come delle varie partite importanti che uno può avere nella propria carriera arbitrale, no? Ed era anche o la 300esima o la 400esima, quindi normalmente uno avrebbe dovuto celebrare ancora di più, invece proprio non sapevo neanche che la 300esima o la 400esima sono andati in campo, l'abbiamo fatta e andata avanti. Però ecco, non so, momenti belli. Beh, sicuramente gli europei, i mondiali, i finali scudetto, ci fu forse una partita, un'epica gara 7 Milano-Siena, che ormai non ricordo neanche più di quanti anni fa, però 7-8 anni fa, 10 forse, non lo so. In cui c'è la Siena? Sì, io ancora un altro piuttosto giovane, per cui per me quello fu una sorta di fulgurazione dell'epoca di disegnazione, poi è un passaporto pieno, ma ce ne sono, ripeto, tanti, sono stati tanti episodi belli, significativi in diversi contesti, quindi sono molto più le cose belle che le cose brutte. Allora ti faccio la domanda, abbiamo la fortuna di avere un arbitro, così per spaventare anche i ragazzi che fanno il corso, ti sei mai trovato chiuso dentro lo spogliatoio? Sì, sono stato scortato dalla polizia nella redente Montevarchi, perché tipicamente tutte queste cose sono successe nelle minors, nei campionati, un po' così, Montevarchi, scortato dalla polizia, però anche, non so, a Belgrado, al Pioneer, con un corridoio di poliziotti, ci lanciavano telefoni, accendini, le peggio cose, non so, che no, è capitato, meno, per recente l'ultima partita in Romania, anche lì un po' di security lungo il tunnel degli spogliatoi c'era, poi proprio chiuso degli spogliatoi, no,
forse quella volta si ricordi quello scherzo di Aldo Giovanni e Giacomo con gli anni che uno si era messo a fare il geco, adesso è una cosa così, era uno dei preferiti, Senti, se tornassi indietro rifaresti il percorso così come l'hai fatto, cioè col senno di poi ci sarebbe qualcosa che cambieresti? No, credo di no, tutto va. E sono sempre vissuto comunque come un hobby, cioè non è un lavoro, è una mia passione, l'ho sempre comunque pur impegnandomi tanto e diciamo sacrificando anche parecchio tempo anche in parte al lavoro, famiglia, anche chiaramente famiglia, e è sempre comunque stata una cosa che mi ha divertito e quindi non l'ho mai presa come una cosa lavorativa che magari mi creasse particolari problemi, quindi ho sempre vissuto con molta serenità, ormai non ho rimpianti, è andata come andata, direi abbastanza bene, poteva andare meglio, poteva andare peggio, però sono contento di quello che è stato sicuramente fino adesso. Esatto, perché se torniamo avanti a questi ragazzi che così insomma comunque si sono avvicinati, poi ognuno farà le sue scelte, magari continuano a giocare, magari dicono ah che bello, aspetta che divento a dare qualche consiglio agli giovani, insomma tu invece a loro cosa consiglieresti di fare? Di fare quello che gli piace, se vogliono continuare a giocare perché si sentono di continuare a giocare, continuate a giocare, se per caso un giorno vi incuriosisce questa cosa, l'avete fatta, vi è piaciuta e magari volete continuare a trovarla, continuate a farlo. Non l'importante è che facciate veramente le cose che vi piacciono, poi la vostra strada neanche la troverete, sono sicuro. Come diceva al primo di questi incontri Esther Palassini, c'è un talento dentro ognuno di noi e la nostra ricerca è quella di capire qual è, dove siamo, per che cosa siamo portati e cercare di coltivare quel talento lì. Ti faccio un domandone finale perché siamo partiti dalla palestra della Polisportiva San Mauro, dove tu imposti i tuoi passi sportivamente parlando. Ecco, in tutto questo percorso, cosa ti sei portato dietro in tutta questa avventura dei valori che ci sono qui dentro? Perché lo dico io che sono forse meno indicato, però perché sono arrivato da poco, abbiamo fatto la rassegna dello scorso anno, quello di quest'anno, però si sente che qui dentro c'è qualcosa che muove tutto quello che si fa e ci sono dei valori che sono al di sopra del fatto sportivo, del risultato, della prestazione agonistica. Cosa ti sei portato dietro di quei valori della San Paolo? Ma sicuramente il senso di comunità positiva, nel senso di anche del gruppo degli arbitri, o tutti i gruppi arbitri con cui mi sono trovato a dovermi relazionare, poi magari non so, essendo un po' adesso di più vecchietti, magari vedere qualche giovane che comincia a entrare, sempre comunque una predisposizione verso gli altri ad accoglierli, ad accoglierli dentro un ambiente, a cercare di farli rendere meglio, che effettivamente anche lo stare bene insieme, questo è sicuramente una delle cose che qui dentro succede, quello che succede continua a succedere ormai da quanto? 50 quest'anno, 50 anni, 1972, qualche motivo ci deve essere. Io invito, credo che vabbè, ne avrei avute di quelli che dice dai, questo è un po' che rimane, non so se è andata, ma questa arriva. Qui io ormai ho scritto in inglese property e no, resta un attimo perché è giusto prendersi quando si hanno le colpe, io sono sempre, mi ricordi come si chiama il corso che mi avevi detto all'inizio e mi sono arbitro anch'io, ecco, perché io ci ho girato intorno fino adesso, perché non mi veniva in mente come me l'ho portato. Arbitro anch'io è il corso che questi ragazzi della federazione in collaborazione con tutti.
con la Polisportiva San Paolo. E io ringrazio Saverio Manzanini per essere stato con noi a questo quinto appuntamento con Talenti in Africa, più di si diventa. Grazie davvero. E noi ci vediamo tra un paio di settimane con i prossimi appuntamenti. Seguite la pagina Facebook della San Paolo e saprete di che cosa si tratta. Ne restano ancora due e chiudiamo entro fine maggio.